Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. Nello scorso video ho sconfitto le Slime Girls, che erano erroneamente chiamate streghe del mare che abitano la pancia di Humphrey. O meglio, la balena Humphrey, tutta quanta la balena. E ora Humphrey ha detto che ha molta fame, si è mangiato le Slime Girls e ora vuole mangiare anche noi. È ora di cena, ora di cena, oh come mi fate pena. Ha fatto anche la rima, complimenti. Allora io inizierei da... intanto a fare difendenti, no? Per vedere un po' come attacca. Con Obri facciamo un colpo potente, no, un colpo caricato. E penso che però sia un nemico unico. Kel facciamo palleggio e attacco con Hero. Oh, Hero. L'H si deve sentire perché è un eroe. Kel fa un trucco complicato con la palla. Molto bravo Kel, un giorno sarai un cestista. Oh, gli ho fatto poco. Forse non è questo un attacco che deve far male. Appare dappertutto. È però... ah, però ci carica anche per ogni attacco dove compare. Bene. Questo è buono e giusto. Mi pare molto giusto, effettivamente. Quanto gli ho fatto? Niente. Non gli ho fatto niente. Allora, dinamite gli lancio. Gli lancio un elastico con Obri. Gli lancio... che ne so, un... lo lancio ad Humphrey, un regalo. Così diventa arrabbiato. E con Hero che facciamo? Tromba d'aria? No, già è arrabbiato. Triboli. Vai, mamma mia ragazzi, questa sarà dura, eh. 150, non facciamo molto, sì. Allora, con Humphrey arrabbiato dovrei rendere Omori felice però in questo caso, per fargli davvero male. Allora, per rendere Omori felice, faccio abbattimento. Con Kelly invece faccio palla curva, perché fa danni extra a nemici con emozioni. E con Hero fast food su Obri, che ha poca salute. Poi, turno dopo, possiamo fare l'attacco con l'energia massima, con l'attacco con la squadra. Allora, con Omori facciamo un attacco normale. Wow, però è troppo forte. Faccio raduno con Kel e fast food con Hero per se stesso. Vai, rilascia energia. Speriamo che sia buono. Oi oi. Oi oi. Pensavo meglio, Ma cavolo. Ma non gli ho fatto nulla? Ma come lo sconfiggo questo che non gli ho fatto nulla? Ma è impossibile. Lo scontro è appena iniziato, ma se lavoriamo insieme abbiamo già trionfato. Ma non è vero. Che succede? Ok, Humphrey grande, oh mio Dio. Ok. Cioè riceve danni, ma se non gli fa niente come prima è uguale, cioè non è che cambia molto. Ah no, ok, pare che va un po' meglio, ma non è vero in realtà. Non è vero per niente. Dunque, prossimo turno faccio un altro attacco caricato, quello massimo. Quindi qualcosina gli faccio in teoria. Ok, questo lo conta come un solo nemico. Buono. Allora, attacco normale. Ok, gli stiamo facendo. Perfetto. Ho ricaricato Kel con fast food e ora attacchiamo con... sempre Kel prima, sì, ovviamente. E poi Omori con l'attacco. Vai! Ho 3 volte in 2 episodi, è tantissimo, Wow. Spero gli faccia qualcosa di più di prima perché... 1000 danni. Wow, povero Kel. Ok, gli ha fatto,
Mi piace che gli faccia un bel po' di danno. Ok, penso che ci siamo. Wow, quando era diviso era tutto più forte. No, missato! Ah, ok. Ok, un po' l'ha preso. Ok. Attenti, la situazione inizia a puzzare. È tempo per voi di farvi ingoiare. No, non dirmi che torna. Ah, ok. Ora è più peggio di prima. Wow! No, ancora? Oh, basta? Cavolo, pensavo di finirlo. Oh, accidenti. E si è ricaricato, ma ti pareva? Beh, 250 di vital party e con Hiro attacchiamo. Mamma mia, è tremendo sto Humphrey, è tremendo. Spero che la terza sia l'ultima fase, Che voi siete veloci o lenti, più vi agitate più finirete tra i miei denti. Ah, ci ringoglio un'altra volta? Che bello. Allora, attacco normale perché facciamo l'attacco di squadra. Tre attacchi di squadra in un video. Prima erano 3 in 2, ma ora sono 3 in 1. È grave la situa, ti fa capire quanto è forte il nemico. Rilassatevi, non dovete avere paura. Fatevi ingoiare da questa creatura. Mi fa paura, sinceramente, parlando. Mi sta davvero facendo paura. Non gli ha fatto niente prima. Mamma mia, ragazzi, quanto è pesante. Quanto sei pesante, Humphrey. Con che allora ricarico un po' tutto il party. Purtroppo sempre un danno a turno prendiamo. Con tutti poi, non con uno solo. Vai, Obri, lancia l'arma. Buono. Non male davvero. Aio, ma solo io l'ho attaccato stavolta? Cucinare è divertente. Dovrei farvi alla piastra, grigliati, bolliti o al dente? Ancora, no, più danni a Hiro, no! Ah, povero Hiro, non ti preoccupare, ora ti faccio recuperare, Hiro. Oh, è sempre peggio. O sbaglio? Buono, non male. Perfetto. E ora vai, rilascia energia. La massima potenza, ragazzi, la massima potenza. Mille. Non basta, credo. Qua la mazza boomerang. La bocca di Humphrey sbava incessantemente. Qui dentro godete di gran fama. Persino il mio stomaco vi brama. E dai! Humphrey, ci stai moccicando da mezz'ora. Basta? Ok. Attenzione, perché non manca poi molto. Premetevi quanto volete le cervella, ma non fuggirete mai dalle mie budella. E invece anche basta, eh. No, cos'è? È inutile. Come facciamo ad uscire se Humphrey continua ad ingoiarci? Oh, Mario, ho paura. Come siamo finiti in questa situazione? Non preoccuparti, Obri. Usciremo da qui. Siamo stati in situazioni peggiori di questa. Sì, non possiamo arrenderci adesso. Ci sarà una via d'uscita da qualche parte. Qua ci sono i qualcosa, a quanto pare. Oi oi. Andate da qualche parte. Gnac gnac. Cosa? Non mi sconfiggerete mai, perdenti. No, ti prego.
Ma per favore, basta. Humphrey sorride a Hiro, che dovrebbe significare? Ah, grazie. 10.000 punti esperienza. Wow. Oh, è finita. È finita. Beh, gli ho colpito l'ugola. Fa male. Oh, un bel ruttino. Grazie, eh. Era anche ora. Ma quante bocche ha? Ma scusa. Bene. Ecco. Ah, sono uscite anche due lettere. Well done. Bella achievement. Bleh, non avrei dovuto mangiare quella peperonata. Adesso mi sento stanco, penso che farò una dormitina. Ma sono le ultime due lettere, Z e C e T. Ah, ci è mancato poco. Già, mai sottovalutare uno stomaco affamato. È stato veramente spaventoso. Ma sapete cosa? Almeno l'abbiamo affrontato tutti insieme. Quindi cosa volete fare ora, ragazzi? Non lo so, non stavamo cercando qualcuno? Aspetta. Hiro non aveva detto la stessa cosa anche prima? Sì, stavamo seguendo Sweetheart, ma quella questione sembra essersi risolta da sola. No, sono abbastanza sicura che ci fosse qualcos'altro. Oh, Bri, ti preoccupi sempre di cose che non esistono. Avanti, dovresti imparare a rilassarti e a pensare solo a divertirti di tanto in tanto. Credo che tu abbia ragione. Sono un po' stanca di preoccuparmi così tanto, in effetti. Ok. Dunque, il da fare per il prossimo episodio: prendere queste lettere e entrare in quel vortice. Io ora salvo perché se no, amici, qua finisce male. Non è vero. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Mi sa che con quelle due lettere prese siamo arrivati alla fine del gioco dell'impiccato. E poi, boh, non lo so. Non lo so, ragazzi. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.